Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi voglio condividere con voi i 5 errori che assolutamente non dovete fare quando iniziate a fare business online. Parecchi mi avete scritto nei commenti e quindi ho voluto creare questo video per fare un attimino di chiarezza. Avere un'attività online può essere una cosa eccitante sicuramente, ma può anche essere un percorso pieno di ostacoli che se non si evitano, diciamo che può essere un problema riuscire a crescere questo business. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo. Errore numero uno: non avere un piano di business solido, ragazzi. Perché? Molte persone si lanciano nell'online business così, senza una strategia chiara. È fondamentale definire un piano di azione dettagliato, ragazzi, che includa gli obiettivi a breve e lungo termine e il target di riferimento, ragazzi, perché dovete sapere a chi vi riferite, a chi volete vendere e la proposta di valore unica alle varie strategie di marketing. Un piano ben strutturato vi aiuterà a rimanere focalizzati, a prendere una decisione, a prendere, diciamo, migliori decisioni durante il vostro percorso, ok? Errore numero due: ignorare il potere del branding. Il branding è fondamentale per distinguersi dalla concorrenza e creare una presenza online forte, quindi dovete aumentare la vostra brand awareness, ok? Non commettete l'errore di sottovalutare l'importanza di un logo, di un sito web ben progettato e di una comunicazione coerente sui social media. Investite del tempo ed energia in queste cose, soprattutto nel creare il vostro brand, che sia un brand riconoscibile, memorabile e che rifletta la vostra identità e i valori, ovviamente, del vostro business, perché quello è fondamentale. Errore numero 3. Non fate ricerche di mercato adeguate. Spesso sento persone che si mettono al business online ma non fanno le ricerche di mercato che vanno fatte. Prima di lanciare un prodotto o comunque un servizio, è essenziale effettuare una ricerca di mercato approfondita, ragazzi. Comprendete le esigenze e i desideri del vostro pubblico di riferimento. Così analizzate la coerenza ed identificate le varie opportunità di mercato. Queste informazioni vi aiuteranno a sviluppare prodotti o servizi che rispondano comunque alle esigenze del vostro pubblico e a distinguervi sul mercato. Errore numero 4: non investire nel proprio sviluppo personale. L'online business, ragazzi, richiede un costante apprendimento e crescita personale. Non commettete l'errore di pensare di sapere tutto o di non dovervi aggiornare. C'è sempre da studiare e da tenersi aggiornati, quindi investite nel vostro sviluppo personale, partecipate a corsi, leggete libri, seguite webinar, i miei video YouTube anche, no? E coltivate una mentalità di apprendimento continua. Questo vi aiuterà a migliorare le vostre competenze e ad aiutarvi ai cambiamenti comunque del mercato, ok, ragazzi? Quindi molto importante la formazione. Errore numero 5: non costruire una presenza online solida. Molti cascano su questa cosa qui. L'online business, ragazzi, richiede una presenza online forte e coinvolgente. Non sottovalutate l'importanza di un sito web ben progettato, di una strategia, pardon, scusatemi, mi sono impapinato, di content marketing ad hoc, quindi di una presenza sui social media e di un'interazione attiva con il vostro pubblico. Dovete costruire una community fedele, dove fornite dei valori ai vostri follower, quindi creare un ambiente in cui le persone si sentano coinvolte e supportate. Ricordate ovviamente di evitare questi errori, perché è importantissimo, ragazzi, vi permetterà di avviare il vostro business online con una base solida e quindi di massimizzare al massimo le vostre possibilità di successo e quindi di guadagno. Permettetevi anche di darvi un consiglio bonus: imparate dagli errori. È inevitabile commettere degli errori lungo il percorso del business online, quindi non preoccupatevi, l'importante è imparare da questi errori e utilizzare le varie esperienze negative accumulate come opportunità di crescita e miglioramento. Sappiate che qua da noi il fallimento è visto malissimo, in America è visto come una cosa positiva perché aiuta a imparare dai propri sbagli. Quindi non abbattetevi, ma cercate ovviamente di capire cosa non ha funzionato e apportate le modifiche necessarie per evitare gli stessi errori che avete fatto, da evitare appunto di farli in futuro. Ricordatevi, ragazzi, che fare business online può essere un'esperienza entusiasmante e gratificante, ma richiede veramente tanto impegno, pazienza e perseveranza. Spero che questi 5 consigli come errori da evitare, più in questo consiglio bonus, vi siano comunque stati utili. Se avete domande o comunque desiderate condividere le vostre esperienze, lasciate pure un commento qui sotto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per notifiche, mettete un like, commentate che mi aiuta a salire con l'algoritmo di YouTube e noi ci vediamo. Vi ringrazio di avermi guardato e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!